anonima ferriera acciaierie udinesi. Lavora anche in tempo di guerra, sempre con questi forni, per la Tott. La Tott era una società che gli occupanti tedeschi avevano costruito per costruire le fortificazioni, no? Il valli, queste cose qui, quindi il cemento, il ferro, queste cose qua. Finita la guerra, ovviamente l'Italia era nella necessità di ricostruire. E quindi voi sapete che per ricostruire servono due cose, cemento e acciaio. E quindi... Oggi gli amici della Safau, il FAI e tutti i visitatori hanno fatto insieme memoria, e cioè hanno reso onore al lavoro operaio, in particolare siderurgico del Friuli, perché in realtà una comunità, come quella udinese ma come quella friulana, non deve mai dimenticare di essere frutto di una storia, deve avere memoria per l'appunto. E le origini, le radici di noi friulani sono indubitabilmente contadine e operaie, per cui questa è una giornata alla quale noi diamo molta importanza, anche perché vorremmo, come Amici di Safau, che in questo sito, ex Safau, sia salvato un pezzo di archeologia industriale, in modo tale che poi non soltanto le scolaresche, ma anche cittadini, singoli, famiglie vengano a capire che cos'è stato il duro lavoro della siderurgia in questa regione. Siamo con Claudio Ianesi, ex capoturno delle acciaierie Safau. E, Ianesi, lei ci ha appena raccontato che cosa accadeva qui alle nostre spalle. Abbiamo il grande forno elettrico e in 4 ore qui più o meno si arrivava dal rottame al lingotto di acciaio finito. Ci racconti un po' che cosa accadeva, quante persone lavoravano in questo sito industriale? Le persone in quel periodo hanno raggiunto circa 650 persone, dipendenti. Io, nel nostro turno di lavoro, c'erano solamente 65-60 persone ogni turno. Si lavorava in 4 turni, dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22, dalle 22 alle 6 del mattino. 4 turni suddivisi ogni 3 giorni, un giorno di riposo e poi un giorno di chiamata di volante che ci partiva dal mattino, pomeriggio e la notte. L'importanza di questa ferriera in Friuli è stata basilare, perché si produceva, era un prodotto, era qualcosa che si esportava in tutto il mondo, e in più è stata una scuola di livello universitario alle persone che hanno lavorato, che hanno in tutto il mondo hanno portato quello che sono riusciti ad apprendere in questa acciaieria. Quindi penso che per il Friuli è basilare questo, e ci dispiace che va perso. Questa, per fortuna abbiamo l'ABS che insomma ci conforta nel suo lavoro. E come persone sul forno elettrico c'erano tre lavoratori: era il primo di forno, il secondo e il terzo di forno. Il primo di forno si dedicava solamente alla fusione, cioè manualmente riusciva a far salire e scendere gli elettrodi a seconda del momento in cui serviva maggior potenza o minor potenza. E il primo di forno era una persona più esperta, eccetera. E poi c'era il capoturno che dava la quantità, il materiale, quanto, e seguiva tutto il processo di colata. E io